Buonasera e benvenuti su Connected. Lo stupro della 19enne ha scosso l'opinione pubblica che all'unanimità ha chiesto la testa dei sette ragazzi. In questo contesto si colloca il commento sul suo account personale del nostro Maurizio Loretto. Un commento controcorrente che in un certo senso ribalta la narrazione e suscita una riflessione scomoda, che forse tutti segretamente condividiamo. E ne parliamo direttamente con lui, appunto il protagonista di questo vero e proprio linciaggio mediatico. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti, odiatori compresi. Allora Maurizio, ci racconti di cosa parla questo post e perché ha suscitato così tanto scalpore, così tanto odio in rete? Il post dice molto semplicemente che ci stanno 8 vittime e che bisognerebbe evitare d'amblè, subito, di lanciarsi come le belve sulle tastiere a vomitare odio. È chiaro che su Facebook, in un post, non puoi scrivere un papiro e bisogna avere quella lucidità, quell'intelligenza, quella capacità di discernimento, di capire cosa ci può essere dietro un'affermazione del genere. Quando in un contesto del genere c'è qualcosa che io non condivido, perché può non essere condivisibile, è ovvio, è normale che non si può, si possa non condividere questa opinione. Normalmente fai delle domande. Qui invece si è suscitata una bufera incredibile. E ho avuto modo di subire in prima persona quello che normalmente viene denunciato da personaggi con i quali io sono normalmente in disaccordo. E nei confronti dei quali devo dire io avevo giustificato anche in un certo senso questo tipo di atteggiamenti, cioè giustificato, motivato, non giustificato, giustificato mai, motivato perché dice, vabbè, tu hai scritto una cosa così incondivisibile che. Bene, devo dirti che ora rivaluto un attimino le mie posizioni. Sì, in effetti sul web c'è una intolleranza che è diventata davvero preoccupante. Da parte di alcuni soggetti, ovviamente, ma sono le classiche mele marce che poi inquinano, che poi distruggono tutto il raccolto, distruggono tutta una cesta di frutti buoni. Allora, perché 8 vittime? Adesso lo spiegheremo. Ed è un'opinione, può non essere condivisa. Chi non la condivide, ovviamente, dovrebbe anche un po' rispettarla, poi non condividerla ed eventualmente non votare questa posizione. Ecco, questo però ha un precedente e c'è un motivo per cui è stato pubblicato questo post. Ed è stata, e questa è davvero ingiustificabile, una ulteriore aggressione subita semplicemente perché ho posto una questione scomoda, ovvero il diritto di ubriacarsi. Esiste il diritto di ubriacarsi? Ecco, molti ovviamente l'hanno collegato alla vicenda di cronaca, sulla quale io insisto nel dire che non bisognerebbe intervenire adesso perché bisogna lasciar fare cosa alla giustizia. C'è un rispetto nei confronti della vittima, delle vittime, di tutti, della giustizia che sta facendo il suo corso, di un team, un pool di magistrati, investigatori, eccetera, che eccellentemente sta facendo il lavoro che deve fare. È chiaro che ci saranno delle pene da comminare, è chiaro, è tutto chiarissimo, ma in questa ovvietà emerge solo dal web, perché gli altri hanno pure timore ad esprimersi, emerge solo odio, solo linciaggio, solo aggressione. E la domanda che mi sono posto io è: sì, è chiaro che se quella fosse stata nostra figlia, ma ci mancherebbe, chissà quali pensieri ci sarebbero passati per la testa. Ma ci sono anche 7 ragazzi che sono arrivati a quel punto. Evidentemente ci saranno delle ragioni. Queste sono le ragioni che noi intendiamo analizzare, non dei 7 ragazzi, ma degli episodi in generale. Cioè, come la società di oggi sta producendo questi mostri?
E perché questi mostri prodotti dalla società, dall'educazione, da quello che sono i media, da questo eccessivo permissivismo, eccetera, eccetera, tutte le ragioni che volete possono essere generate. Perché, e concludo, ricordo ai miei odiatori che è facile staccare le teste a chi ha commesso un reato, a chi ha perpetrato un crimine. Il problema che non vi entra in testa è quello che, staccate quelle teste, come l'idra, se manteniamo le cause, si ripeteranno questi episodi. Non risolveremo il problema. Il problema va risolto alla radice. La malattia, così come ci ricorda qualche recente avvenimento, va eradicata, va curata. Non dobbiamo pensare solo alle cause. Non è che se ti curi il brufolo poi non te ne nascono altri, perché se il brufolo ti nasce perché hai un'infezione sistemica, è all'infezione sistemica che devi pensare. Queste le premesse, Giuseppe. Ecco, come hai ben detto, cosa può trasformare sette ragazzi in dei mostri, in un branco assetato di sesso che fa di una ragazza di 19 anni il proprio oggetto sessuale? E a mio avviso la chiave sta nel loro mondo, il loro mondo che corre sui social, in particolare su TikTok. Guardate, guarda anche tu, Maurizio, questo contributo. Ragazza segue la moda, io seguo i soldi e la droga. Dark Side, baby, Diego Armando Maradona. Ecco, come abbiamo potuto ascoltare sulle note delle canzoni che questi ragazzi amano ascoltare, la mia ragazza segue la moda, io seguo i soldi e la droga. E queste ragazze adoranti ammirano questo tipo di uomini, perché ancora non sono uomini, di ragazzi, di prototipi maschili. E ti faccio anche una domanda. Ora, immagina di avere un figlio che tu hai cresciuto amorevolmente nel rispetto della donna. Tuo figlio lo hai cresciuto e gli hai inculcato tutti i sani principi. La donna non va toccata con un fiore, nemmeno con un fiore. La donna va riaccompagnata a casa se è educata. E poi, quando sei nella fase adolescenziale, nella fase in cui devi tentare l'approccio, devi attraccare, come si suol dire, in alcuni contesti, vedi che questo mondo in realtà non corrisponde. Perché in realtà, in questo mondo, in questa vetrina dove queste ragazze sono a portata di click, sembra avere più successo un prototipo totalmente diverso da quello che tu gli hai insegnato ad essere. Un ragazzo tossichello, come abbiamo visto dal video, un ragazzo che si droga, un ragazzo che è il prototipo sostanzialmente della mascolinità tossica. Ecco, di fronte a questo tipo di sfalsamento della realtà, un ragazzo non può essere portato a diventare, sotto spinta di questi modelli, quello che in realtà non è. E voglio anche chiederti una cosa, una domanda un po' provocatoria. Secondo te, in realtà, queste situazioni, queste ragazze, inconsapevolmente, non stanno educando i loro futuri carnefici? Bella domanda, da $1 milione e con direi una domanda trabocchetto, una di quelle che ti possono fare scatenare addosso una tempesta di odio che non finirà mai più, soprattutto nella mia veste di politico, perché in realtà non è che ci possiamo spogliare dei ruoli, io sono il segretario politico di un partito politico. E allora il punto è questo, ti rispondo. Punto primo, cominciamo per, è già questo è francamente disdicevole, ma cominciamo, cioè disdicevole perché? Perché tutti la dovremmo pensare e tutti dovremmo essere certi che le persone per bene, in buona fede, la pensino così. Lo stupro è un crimine, è un reato, è violenza carnale, il sinonimo di stupro è violenza carnale, va sempre condannato, sempre.
è il fatto che una ragazza, che in questo caso le ragazze sono gli anelli più deboli della catena, è ovvio, sia ubriaca, sia in condizioni di non intendere di volere, sia in una condizione di sottomissione, aggrava enormemente il reato. Allora, questi sono punti che non si possono discutere, che non andrebbero neanche specificati. Allora, una delle persone più brillanti che mi hanno contestato sul web, proprio oggi mi scrive. E allora cosa significa? Su questo siamo d'accordo, ok? E io ho detto, certo, è una cosa che bisogna chiarire, ma oggi è sabato, domani è domenica, e lo stupro è un crimine. E se sei ubriaca e ti stuprano, quelli sono ancora più schifosi. Vabbè. Detto questo, ma ditemi, si può fare un'affermazione del genere? E allora cosa significa che se io vado in discoteca e divento brilla mi devo chiamare i bodyguard per tornare a casa? Allora, noi dobbiamo chiarire una cosa, che esiste il principio della responsabilità soggettiva, della cura che ognuno di noi si deve prendere di se stesso. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi, ma poi te ne assumi le conseguenze, perché sei anche libera di metterti, libera tra virgolette, in macchina un po' brilla, ma è chiaro che al di là delle sanzioni che puoi subire dalle autorità, se nessuno ti ferma durante il tragitto, sei in pace con la tua coscienza, visto che sei tornata a casa ubriaca. Allora ti rispondo così: se tu sei brilla, allenti le difese e sei sola in discoteca, sarai in pace con la tua coscienza, o se ti succede qualcosa poi dirai, ma era meglio che non bevevo. Allora, bere, sì, con moderazione. Vuoi bere un pochettino di più, alzare un po' più il gomito? Assicurati di avere una rete di protezione. Stiamo facendo questo discorso riferito a quella ragazza? No, no, perché lì nessuno ci può entrare in questo momento. Nessuno ci deve entrare su quell'episodio. Lasciamo che gli inquirenti, che tutto faccia il suo corso, e non è neanche carino entrare in quella situazione. Ma facciamo un'osservazione: non è l'unico fatto di cronaca che è successo recentemente. Giuseppe, proprio 48 ore fa, se non sbaglio, anche meno, è apparso un altro crimine del genere per parità in danno di due ragazzine di 13 anni. E allora lì il discorso diventa anche questo: ma tu che hai una figlia di 13 anni, caro genitore, cioè, te la potresti tenere un pochettino più sotto controllo? Ovviamente magari sarà successo l'incidente, sarà una cosa che i genitori non hanno responsabilità, ma le domande uno se le comincia a fare. E quando poi vedi per strada, la sera, la notte, delle ragazzine di 13 anni, abbigliate in una certa maniera, brille, che hanno bevuto addirittura e che si comportano in una certa maniera, dici, ma i genitori dove sono? Probabilmente i genitori sono a scrivere, ah, linciamoli, ed è questo il passaggio che vi vorrei fare notare, cari amici ascoltatori. Perché è probabile che quelli che sono più odiosi e pronti a linciarti, perché tu scrivi che ci stanno 8 vittime, sono quelli che così si devono lavare la coscienza e deresponsabilizzarsi. Cioè, permettono tutto, la figlia può fare tutto, i figli possono fare tutto. Noi siamo dei liberisti e esigiamo che nessuno tocchi i nostri diritti. E certo, in un mondo perfetto, ma esiste il mondo perfetto? La nostra è una società perfetta? Cioè, appena esci là fuori c'è una giungla, ci sono tante persone malintenzionati, psicopatici, disadattati. Da questi ti devi difendere. E non puoi non insegnare il concetto di prudenza, il principio di prudenza. Ma se tu gli fai osservare una cosa del genere, sei, in ordine cronologico, parente di uno degli stupratori, tu stesso uno stupratore potenziale tale, è una persona priva di empatia e tante altre porcherie. Perché? Perché tu gli hai detto, signora, io ai miei figli gli insegno a non ubriacarsi, a non andare in pubblico a fare determinate cose che ti possono mettere in pericolo, ad andare in moto col casco,
No, io ho il diritto di andare senza casco, devo fare quello che voglio. Se mi investono, la colpa è di chi mi investe. Se io passo col verde, ho sempre ragione. La prima cosa che io insegno ai miei figli è che mai devi essere certo di passare con il verde e avere ragione, soprattutto se sei con una moto perché ti arrivano addosso, ti ammazzano, ti difettano per tutta la vita. E tu avevi ragione. Tu avevi ragione a ubriacarti. Giuseppe, i nostri figli. Ora, cominciamo a disturbare gli psicologi. I nostri figli crescono non per quello che noi gli insegniamo. Ci prendono come modelli. E allora, vediamo l'osservazione dell'Abruzzese, che è una donna che io apprezzo molto, ho avuto perlomeno modo di apprezzare in tutte le sue dichiarazioni recenti, è la nota criminologa, psicologa, e per giunta me l'ha postata una delle mie odiatrici questa cosa, no? Dove l'Abruzzese scrive chiaramente che in una società in cui il padre padrone picchia la moglie, il padre padrone si comporta in una certa maniera, il padre torna a casa ubriaco, bla bla eccetera, eccetera, ma i figli che cosa vuoi che stereotipo possono avere come esempio, come modello? No? Anche se quello gli dicesse il contrario, dice, vabbè, tu fai così e quindi anch'io cresco così. E allora, e non sono vittime queste. E chi le ha prodotte? Mia sorella? Quindi, e passiamo ora al concetto di vittime, dopo il tuo prossimo intervento, così chiariamo perché questi ragazzi sono sicuramente vittime. Cioè non c'è nessuno che mi può dire il contrario dopo le affermazioni che farò. Chiaro? Sono vittime. Chiaramente su piani diversi, ben diversi. Mica sono le stesse vittime, mica sono le vittime stuprate. È chiaro che no, no? È un piano diverso di avere subito un danno mentre crescevano, sono cresciuti così, quindi male, nella mancanza di valori, perché ce ne sono due che dicono, ma noi siamo convinti che quella fosse consenziente, avevano questa percezione, nel dubbio, non dico di credergli, però di avere un dubbio. E come mai hanno avuto questa percezione? Chi? Cioè, il loro cervello, come ha registrato questa cosa? Io penso che è difficile che si possa avere questo tipo di percezione, a meno che il tuo cervello non è stato programmato male. E se il tuo cervello è stato programmato male, ha la percezione che una vittima sia consenziente, quando evidentemente non lo è, allora tu dici chi sei stato vittima? Chi è che ti ha programmato il cervello male? Sempre mia sorella. Quindi, l'ondata di odio che c'è nei confronti di tutto e di tutti, secondo me, per molti odiatori, per molte persone, che tra l'altro hanno, cioè ce n'è una, Giuseppe, che addirittura cosa ha fatto questa, ed è una donna, pensa, una donna mi ha seviziato a questo momento, ha preso un collage di screenshot e se li ha ripubblicati sul suo profilo manipolando la realtà a sua uso e consumo, cioè quello che io adesso ho modo di affermare, di chiarire, eccetera. Chiaramente se lo ritagliamo, c'è anche una famosa pubblicità, no? Che vedeva una donna che gridava, uno che gli stava addosso, sembrava che la stesse violentando. In realtà quella era una ragazza che stava partorendo e quello era un signore che la stava aiutando. Quindi è facilissimo manipolare la società, la comunicazione facendo tagli e cuci. E questa persona lo fa su di me, cioè, ragazzi, siamo messi veramente male. Sapete una cosa? Io comincio a riconsiderare davvero la pericolosità di questi social, Giuseppe. Ecco, io voglio precisare una cosa, io non sono assolutamente d'accordo sulla causa di questo malessere che sfocia poi in violenza. Cioè, anche la psicologa che tu hai citato, individua la causa di questo malessere nella famiglia e anzi si dà per scontato, ormai è diventato un luogo comune, che la famiglia sia il luogo in cui il ruolo del padre è quello del seviziatore che picchia la moglie. La moglie, l'eterna vittima, quindi si è creata una sorta di immagine della famiglia, avallata anche da queste false credenze portate avanti purtroppo da questi psicologi, e fanno diventare questa, la famiglia, per come noi la intendiamo, questa.
una sorta di covo dove la violenza sta di casa. Invece, se noi andiamo a vedere i casi di stupri più celebri, sono avvenuti in contesti non degradati, in cui i genitori, si poteva dire tutto tranne che fossero degli aguzzini, e quindi a mio avviso, anche perché occupandomi di comunicazione so il pericolo che la comunicazione può essere per delle menti fragili, va ricercato proprio lì. I social sono la chiave di questa esplosione di violenza, di questo, come posso dire, stanno ridisegnando i valori delle nuove generazioni. E poco fa io ti ho fatto quella domanda che voleva essere provocatoria e che tu hai un po' sviato, ma in realtà purtroppo la visione è quella. Ti faccio solo un esempio. Questi ragazzi non hanno manco modo di vivere la loro vita con i propri genitori, perché oggi con la crisi, se non si lavora entrambi, si fa fatica a portare uno stipendio decente a casa e si fa fatica anche a campare i propri figli. Quindi il ruolo educativo dei genitori diventa marginale. Questi bambini, fin dalla più tenera età, perché tu quando ti fai 8 ore in fabbrica, anche 12 ore in fabbrica, e la mamma idem, arriva a casa e si vuole riposare, che cosa fa? E fa un errore, dà il cellulare al bambino perché non vuole rotture di palle, e questo bambino smanetta e scazzeggia sui social. I social stanno svolgendo il lavoro di educatori, sottraendolo ai genitori, e purtroppo non ci si può fare niente in questo tipo di contesto. Quindi di conseguenza un bambino venuto su credendo che il mondo sia un'enorme vetrina dove a portata di click tu hai una ragazza che desidera solo il tossichello, che desidera solo l'uomo forte, che desidera quello sostanzialmente un po' boss della mala, cosa fai? Ti adegui. Cioè, quindi il ruolo dei social in questo senso secondo me è cruciale. E tra l'altro io voglio anche sottolineare l'ipocrisia di alcuni media. Ultimamente proprio vediamo un sacco di personaggi famosi con la mano, con la scritta "No, io non sono carne". Però l'altra sera mi è capitato di andare a guardare un film, Sotto il sole di Riccione, un film che hanno dato su Canale 5 qualche sera fa, mi pare un paio di sere fa. E guarda come veniva descritta la quotidianità e l'approccio di due ragazzi di adesso nei confronti delle donne. Guarda questo contributo. Beh, questa c'ha la faccia da porca, le metto like. C'è già il match, potete scrivermi. Vai. Questa alla faccia da porca già c'è il match. Vedi, come ti dicevo io, cioè i giovani d'oggi hanno la percezione della donna come di un pezzo di carne, e sono proprio anche questo genere di media, questi tradizionali, il cinema, la televisione, che alimentano questa visione. Quindi di conseguenza, secondo te, il ruolo della famiglia, come dicevi tu, è veramente il fattore scatenante, la causa di tutti i mali di questa società? No, attenzione Giuseppe, io condivido quello che ha detto l'Abruzzone, perché in alcune famiglie accade così, soprattutto in alcune famiglie, diciamo così, dove c'è una cultura un po' sbagliata. Ma non possiamo semplificare. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, signori. Viviamo in un'epoca molto complessa, e l'ultima cosa che dobbiamo fare è semplificare. Non esiste mai un solo motivo per cui accade una cosa. Non esiste mai un solo motivo per cui noi ci comportiamo in una certa maniera. Il titolo eloquente della nostra trasmissione di oggi, la belva sostanzialmente che c'è in noi, no? Si potrebbe dire, cioè il fatto che un po' tutti possiamo in determinate circostanze tirare fuori il Mr. Hyde che c'è in noi. E allora acculturiamoci un attimino, cominciamo a leggere, soprattutto per poter comprendere alcuni meccanismi. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oggi rivisto e riletto proprio con le premesse che tu hai dato, ha un senso. E Dottor Jekyll e Mr. Hyde siamo un po' tutti noi.
lì la differenza tra la bestia che c'è in noi e l'uomo ragionevole e senziente è quello di dominare i propri impulsi. Ma quando tu non capisci che gli impulsi ci sono, esistono, che l'uomo è figlio di una natura che è altocarotenuto, noto psicoterapeuta, psicologo, nel suo libro Riti e miti della seduzione ci spiega molto bene. E c'è il mito del dio Pan. Adesso dirò delle cose, per carità, mamma mia, chissà quante donne insorgeranno. Però compratevi il libro. Io ho letto questo. C'è scritto che la fanciulla, in questo caso metaforicamente la ninfetta, si reca in questo monte dove c'è il dio Pan, essere dal corpo metà uomo, metà capra, con zampe da capra, itifallico, che possiede le ninfette, che però ci vanno. Allora, se noi dimentichiamo che cos'è la sessualità e perché la natura ha fatto questo con i nostri avi, quelli delle caverne, non riusciamo a capire determinati meccanismi che nella società comunque civile vanno ovviamente orientati, alcuni bloccati, sicuramente educati. Maurizio, scusami se ti interrompo, voglio avallare questo esempio che tu hai fatto del dio Pan, perché si presta a fagiolo a quello che è successo ad uno di questi ragazzi. Il minorenne, il ragazzo che all'epoca dei fatti era minorenne, era stato rilasciato e messo in una comunità. Adesso è stato di nuovo rimesso in carcere perché sui social si vantava di queste sue azioni e addirittura c'erano delle ragazze che lo corteggiavano, lo invitavano addirittura ad uscire. Le ninfette che dicevi tu che andavano dal dio Pan, il mostro della caverna. Allora, ovviamente, e quando tu lasci passare questo tipo di messaggio, che cosa stai costruendo se non delle vittime? Allora, finalmente chiariamo il concetto di vittima. Innanzitutto, io inviterei tutti noi, me per primo, a ripassare il vocabolario. Cioè, su internet è facilissimo, digiti una parola, poi c'è la Treccani. Vittima. Una delle definizioni di vittima, amici miei, è chi danneggia se stesso. C'è scritto sulla Treccani. Quando io provocatoriamente, anche un po', sicuramente, ma convinto di quello che scrivo, provocatoriamente perché ho scritto una mia opinione, che mantengo, scrivo: ci sono 8 vittime, è ineccepibile e inappellabile, perché nella migliore o nella peggiore delle ipotesi ci sono 7 persone che, come c'è scritto sulla Treccani, etimologia del termine, hanno danneggiato se stessi. Ma perché hanno danneggiato se stessi? Evidentemente sono stati programmati, mi piace questo termine, male, sono stati educati male. Qualcosa sarà successo, c'è qualcosa che non funziona in questi giovani esseri umani. Perché vedete, sarebbe stato ben diverso se fossero stati dei vecchi bavosi o degli adulti. Già l'adulto, porca miseria. E voglio dire, ha più strumenti esperienziali a disposizione e anche una maturità e delle responsabilità che invece, come ben dice Giuseppe, in un mondo social dove ci sono questi esempi, dove tu su TikTok vedi queste ragazzine fungiute, cose, cioè fanno un pochettino entrare in confusione i loro coetanei. Cioè, se questa cosa la facesse un adulto, già cambia. Ah. Un giovane, i giovani come li stiamo educando? Allora, invece di assolvere le vostre stesse coscienze prendendovela con chi sostiene una verità assoluta, ci stanno 8 vittime su piani diversi e vanno trattati in modalità diverse. Invece di lavarvi la coscienza dicendo mettiamoli in galera, buttiamo le chiavi e facciamogliela sbrigare agli altri detenuti, e voi, dicendo o scrivendo una cosa del genere, siete tanto meglio di loro? Eh? Cioè, ma è umano? È la cultura del linciaggio?
Certo che io da padre chissà che cosa avrei fatto e cosa farei se a mia figlia capitasse una cosa del genere. È ovvio che se la cosa poi tocca a te, i registri diventano diversi. Ma tu che hai la possibilità di essere un po' più freddo nella valutazione, allora fatti un esame di coscienza, guarda qual è la tua responsabilità e se volete sapere qual è la mia, e lì poi ho ricevuto altri attacchi. Allora la mia è una responsabilità di carattere politico e al momento in cui io dovessi poter ricoprire, così come spero di fare, un ruolo pubblico, beh, allora lì mi dovete giudicare quando, ad esempio, da assessore ai servizi sociali, anziché curarmi di rinforzare tutti quegli strumenti che possono portare questi ragazzi delle zone disagiate ad avere una giusta educazione, ad avere un sostegno, un supporto, ad essere acculturati, ad essere civilizzati, anziché lasciati nelle mani di una cultura criminale, mafiosa, eccetera, che è quello che spesso accade, beh, allora andiamo a giudicare gli amministratori. Ma questo normalmente non si fa, perché nessuno di voi che scrivete porcherie senza prima sapere neanche chi è l'interlocutore e perché sta scrivendo questo, non ve ne frega niente, neanche di andare a votare. Siete gli stessi incivili che non vanno neanche a votare, perché tanto il mio voto non cambia niente. E così facendo, voti per quella maggioranza che poi, come io ho avuto modo di denunciare, durante la mia candidatura, che poi purtroppo non è stata non si è potuta concretizzare per un motivo molto delicato, familiare, eccetera, eccetera, ho detto: ma scusate, fino a quando noi avremo delle persone per benissimo, ma che comunque devono sottostare a delle logiche politiche, non ce ne usciremo mai, perché la politica non metterà mai la persona più competente adatta in quel ruolo, ma si spartiranno i posti con le logiche del manuale Cencelli. Qual è la risposta? Che ai candidati, io non c'ero, ma ce n'erano 7 candidati, 7, diciamo, anzi, vabbè, togliamo il PD, 6 outsider. Vedete quanti voti gli sono arrivati? Vedete quanti voti? Vedete quante persone sono andate a votare? Quindi avreste potuto, non dico far eleggere un sindaco completamente di rottura, ma avreste potuto sostenere 7 persone che erano una più per bene dell'altra. Una a Catania ci sono stati dei candidati che avreste potuto votare perché sono persone una più valide per bene dell'altra e che avrebbero potuto ricoprire dei ruoli forti di un sostegno. Invece no, ve ne siete fregati. E quindi di quale civiltà ecco, state Maurizio, parlando? Anche Maurizio, anche in questo senso si calza a pennello proprio la metafora del dio Pan, perché come il dio mostro veniva visitato dalle vittime, anche gli stessi amministratori che hanno fatto man bassa delle risorse di quella città sono stati votati dalle stesse vittime che loro hanno portato al dissesto. Sì, ovviamente nessun riferimento alla giunta attuale, ci mancherebbe, neanche a quella precedente, perché voglio dire, non scadiamo in queste cose qui, però se andiamo a guardare il passato... Era la stessa. Se andiamo a guardare il passato, voglio dire, comunque la mia non è una critica proprio così feroce all'attuale giunta o a chi viene eletto, attenzione Giuseppe, non vorrei essere frainteso. La mia è una critica a tutti quelli che invece di starsi a casa potevano dare un voto, potevano sostenere, ripeto, vogliamo dire i nomi degli altri candidati cosiddetti outsider, metteteli da qualche parte, dategli modo di dire ok, noi contiamo qualcosa, vogliamo contare, metteteli alla prova. E invece no, si stanno a casa perché tanto non cambierà niente. E allora... perché scagliarsi contro Maurizio Ritto che dice ci sono 8 vittime? Perché così ti assolvi la tua coscienza. Tu non hai fatto nulla, niente, per poter impedire che la società generi mostri, però linciandoli ti autoassolvi.
Guarda, questo intervento oggi ti ha premiato perché abbiamo il commento di Rossana Sinatra che scrive: molto bello l'intervento, interessante, ci metterei meno politica, ma se ieri si fosse messo in maniera più educata e meno spocchiosa, il discorso sarebbe stato sicuramente, il discorso sarebbe passato sicuramente a più persone. Rispondo a Rossana che comunicare sui social è difficile. Io sto cercando di farlo un sacco di tempo. Mi scuso se questo è il messaggio che è passato, però Rossana, è il limite di quando devi digitare qualcosa. E poi vi pregherei anche di considerare una cosa. Io ero da solo e ne avevo centinaia. Quel post ha suscitato oltre 500 commenti, non... migliaia di interventi, di interazioni, e quindi devo ammettere che mi sono difeso come ho potuto. Sono lieto di aver potuto chiarire comunque le mie posizioni. Grazie, Rossana. Ecco, io in questo finale vorrei, a questo punto, anche perché sarà stato un mio problema, ma secondo te, allora, a questo punto, visto che ci sono queste 8 vittime, di chi è la colpa? Nostra di tutti. Dobbiamo essere tanto onesti da ammettere che ognuno di noi, nel suo piccolo, con un atomo piuttosto che con una montagna, ha le sue responsabilità. E fino a quando staremo ancora a litigare su che pena devono avere queste persone e non a chiederci cosa posso fare io perché questi ragazzi, per esempio, per primi. Perché vedete, scusatemi, qualcuno dice che io non sono empatico, una signora mi ha detto che lei non è empatico. Beh, io non credo. Perché, cara signora? Perché vede, lei che è donna potrà molto più facilmente prendersi cura di quella ragazza, magari fare quello che lei ritiene, magari in team, in equipe, delle psicologhe, degli psicologi, degli educatori, eccetera, eccetera, per quello che riguarda, insomma, ecco, pensare alla ragazza. Io che sono uomo, papà, probabilmente ho il dovere di pensare ai ragazzi in funzione rieducativa, a quelli che li vogliono tenere 20 anni in galera, la castrazione chimica, queste porcherie qui, gli rispondo, siete peggio di loro. Se parlate così, siete peggio di loro. Io, da parte mia, e invito chiunque la pensi come me ad aggregarsi, dico, allora, da buoni e responsabili adulti e genitori, in un'analisi transazionale, no? Adulto, genitore, bambino, non reagiamo come bambini alla castrazione chimica, siamo adulti e genitori. E quindi in questa analisi, cioè, vediamo cosa possiamo fare per questi ragazzi, rieducarli, per far sì che un giorno si rendano conto del male che hanno fatto, dell'approccio sbagliato. E non è una questione di pentimento, ma di consapevolezza. Cioè, dobbiamo guarire queste persone che sono vittime di se stesse, vittime di tutto quello che sbagliamo noi adulti su questo pianeta, e dire cosa possiamo fare per loro? Dare degli esempi. Instradarli ad un lavoro e mentre lavorano e stanno facendo qualcosa trasmettergli il valore, il modello di una famiglia, fargli capire che un giorno loro saranno padri. La domanda è, ecco, guardate come con una sola domanda io rivoluzionerei il cervello di tutti e sette. Ma se questo un giorno capitasse a tuo figlio, tu cosa faresti? È chiarissimo, e sicuramente questa sarebbe una domanda che li toccherebbe profondamente. E sono d'accordo perfettamente con te che la colpa è nostra, anche perché il mondo che lo fanno gli adulti è quello che stiamo costruendo, quello che stiamo lasciando a questi giovani, non è sicuramente quello in cui avremmo voluto crescere noi. Quindi per quale motivo dobbiamo costruirlo così per loro? Maurizio, io ti ringrazio innanzitutto per essere tornato da noi su Revolution e ti rinnovo di nuovo l'invito per una delle prossime puntate, magari su un argomento non così polemico che potrebbe anche causarci dei problemi.
Grazie Giuseppe. Abbiamo, secondo me, due cose molto interessanti di cui parlare. Uno è il libro di Vannacci, no? Tra l'altro pensate che la mia più grande odiatrice, quella che una querela se la meriterebbe, ma apro parentesi, io non querelerò mai nessuno perché non rientra proprio nella mia mentalità. Se ci sono dei commenti delle persone che non vanno, li banno, via. Cioè, è un problema, quindi potete scrivere quello che volete, se fate maleducati o chiudo e basta. Questa qui è una grande fan di Vannacci e sostiene che Vannacci ha tutto il diritto di dire le cose che dice, ma il diritto che riconosce a Vannacci non me l'ha riconosciuto a me di dire che secondo me quelle erano vittime e me ne ha fatte di tutti i colori. Quindi vedete l'incongruenza, no, di queste persone. Ecco, detto questo, Vannacci è un bell'argomento, perché c'è tanto da dire su uno che dice delle cose che per molti possono essere condivisibili, sono delle cose anch'io che condivido, dice delle altre cose che sono un po' più delicate, perché insomma, parlare in certi termini di una certa categoria, tra virgolette, non è neanche tanto giusto. Vabbè. Però sostanzialmente poi ci dice che l'uomo è andato sulla Luna. Giuseppe, tu lo sai che quando mi toccano su questo punto, per me che ho un punto chiaro, forte, che ci dice che quel racconto che hanno fatto gli americani non può funzionare scientificamente, Non ecco, ti invito mi fare il a. mazzucco della situazione, questo argomento lo affronteremo se vuoi in un'altra puntata, anche perché tu sei quello dei post che suscitano polemiche, hai scritto proprio un post, tra l'altro condivisissimo, te l'hanno pure rubato e non te ne hanno mai attribuito la paternità, Milioni, milioni. ebbene, ecco, diciamolo qui, il post che avete condiviso migliaia di volte sul fatto che quella tecnologia si è perduta, che con la carta stagnola sono riusciti, l'ha scritto Maurizio, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi, Maurizio, sicuramente parleremo di questi argomenti in una delle prossime puntate, anche perché Vannacci è un argomento di attualità e sicuramente ce lo porteremo avanti per le prossime settimane, se non mesi, visto che se la notizia fosse confermata, Vannacci sarebbe candidato alle elezioni europee sotto la bandiera della Lega. Quindi vediamo cosa succederà se questa voce nel frattempo sarà confermata. Dedicheremo ampio spazio al libro, ma soprattutto alle impressioni della gente, cosa ne pensa di questa eventuale discesa in campo. Io mi sono espresso sulle mie pagine social su questo caso più di una volta, ma mi rendo conto che questo argomento, man mano che escono fuori le notizie, diventa sempre più complesso. Maurizio, grazie per essere Posso stato fare qui solo con noi. un'osservazione? Dimmi, dimmi. Vannacci sta venendo attaccato su tante cose che ha scritto, però ci sono queste due cose che non ha scritto, questa è una di queste, è una delle mie grandi battaglie, no? Quella su obblighi sì, obblighi no, mettiamola molto sul vago, no? Tu sai che io sono grande sostenitore. Non tornerò mai indietro dalle mie idee sulla questione obblighi. Ho le idee molto chiare. Chi mi conosce, chi vede i miei post, sa benissimo di cosa stiamo parlando. Lui invece lì se la fa molto alla larga. E poi diventa candidato? Parliamone. Dubbio più che legittimo e sicuramente lo condivideranno anche tante altre persone. Maurizio, grazie di nuovo. Una buona serata. Arrivederci. Arrivederci alla prossima. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like, a condividerlo, ma soprattutto ad iscrivervi ai nostri canali YouTube, Facebook, Odyssey, Rumble e ovviamente alla pagina dalla quale state assistendo a questa live Facebook. Grazie, una buona serata a tutti.